Sono cessate in serata le manifestazioni di sabato che in diverse città europee si sono ispirate al convoglio della libertà canadese contro le restrizioni per il coronavirus. Sotto la minaccia di arresto, se non avessero sgomberato il centro direzionale dell'AIA nei Paesi Bassi, i gruppi di rivoltosi hanno fatto fagotto dopo diversi tafferugli con le forze dell'ordine. Come nella capitale canadese Ottawa, i manifestanti sono giunti a bordo di auto e camion per congestionare le vie della città olandese. A Parigi la polizia ha lanciato i gas lacrimogeni contro i manifestanti che erano riusciti a raggiungere gli Champs-Élysées per protestare contro le restrizioni adottate in pandemia. In realtà solo poche dozzine di veicoli erano riusciti a superare i tanti posti di blocco della polizia allestiti nelle principali arterie parigine. Non sono mancati gli arresti di coloro che sono giunti armati di coltelli, martelli e altri oggetti contundenti. Nella città di Zurigo la dimostrazione non era stata autorizzata. La polizia elvetica ha usato cannoni ad acqua e proiettili di gomma contro la folla. La pandemia ha evidentemente inasprito i contrasti fra le due ali della società, chi approva e chi rifiuta i vaccini, ma il concetto di libertà inalberato da tanti manifestanti lascia anche non pochi dubbi.